Mazze e panelle fanno i fighi belli. Panelle e mazze fanno i fighi caga. Chiedo scusa a tutti gli amici foggiani. Per questo tour della Puglia io sarei dovuto andare a Foggia, alla provincia di Foggia. Cioè, in programma c'era Foggia, Bari, Taranto e Lecce. E volevo stare proprio 20 giorni per la Puglia, con calma. C'è stata una persona che invece si è accollata, perché si è accollata, non ridere. Non c'è niente da ridere. Cosa ridi? Si è proprio accollata, perché non è che ha detto, ma verrei anche io. No, no, no. Cioè, si è imposta. Vengo anche io, ma... E quindi, vabbè, vieni, però vieni, fai come dico io. Invece no, vengo e io posso stare al massimo 10 giorni. Che vuol dire posso stare al massimo 10 giorni? Sì, perché poi c'ho da fare, devo lavorare a Roma, ho altri impegni, quindi... vabbè, quindi che vuoi da me? No, e quindi posso stare 10 giorni, quindi andiamo giù 10 giorni insieme, e quindi però Foggia non si può fare. Ma e non quindi, è vero, non e invece è vero! Sì, ma non è andata. Ed è a colpa sua! Devi modificare la storia! Quindi, cari amici foggiani, io a Foggia ci verrò in un secondo momento, abbiate pazienza. Yume, t'ho portato a Taranto. Allora, raga, a Taranto non è che... Ecco, guarda adesso qua i commenti, che cosa succede, eh? Fatemi finire la frase prima di iniziare a scrivere i vostri commenti pieni di odio. A Taranto si mangia bene il pesce. Diciamo che sullo street food, o comunque quello che vorrei portare io, è un po' diversa la cosa. Quindi non porto il video su Taranto della focaccia, lo porto a Bari, ma così anche ci sono dei buoni panzerotti a Taranto, ma li mangio in un'altra parte. Rustici e pasticciotti li mangio a Lecce, li fanno magari buoni anche a Taranto, però diciamo non è la specialità, perché la specialità di Taranto che si mangia bene a Taranto? Il pesce. Ma non ve porto il pesce, no? Però Taranto va fatta e la faccio con i forni. Primo video di un bel tour pugliese, scusate amici foggiani, colpa di Giulia. Taranto, ma guarda che acqua bella, puoi zoomare su quello specchio d'acqua. Guarda qua, guarda che bella. Forni criminali, Taranto. Comunque... Ostia! Ma perché devi dire la tua? Questo è un video mio, dai, forza, cammina. Senti, ve posso dire? Noi comunque più o meno stiamo al centro, in zona centrale. La trovo una città silenziosa, forse sarà l'ora, le 11 di mattina, però giorno feriale. Invece ho notato che gli attraversamenti pedonali sono come era Roma negli anni 90. Ovvero il pedone deve stare attento e deve aspettare che finisca il flusso delle macchine. Non si fermano per fatta attraversare. Che un po' è pure giusto, perché almeno per quelli cresciuti come me negli anni 90. Perché ormai c'è la strisce pedonali, vedi la gente che prende attraversa così a buffo, a caso, senza manco guardare. Invece no, cioè significa che lì c'è l'attraversamento, le macchine devono andare piano e possibilmente fermarsi. Però no, che ce devi buttare. Invece ormai a Roma è diventato strisce pedonali uguale diritto, quindi tu stai arrivando, la gente si butta sulle strisce pedonali e tu praticamente... Che cosa faccio? Inchiodo? Cosa devo fare? Invece uno, cioè l'attraversamento pedonale, stanno arrivando le macchine e magari si è aperto il semaforo e fai defluire il traffico. Passano le macchine e poi attraversi. E qua se la vivono così. Quindi devi stare attento ad attraversare. Però è molto tranquillo. Cioè comunque... Ti dirò. Non è male, Primo panificio, prende il nome dalla via, via Oberdan, e il panificio si chiama Oberdan. Regà, c'ha tutto, vedete, panzerotteria, pucceria, gastronomia, friggitoria. Questo è un forno-forno. A proposito, io ho chiesto dei consigli su Instagram riguardo i forni e tante segnalazioni mi portavano in forni. Io ho amici qua a Taranto, regà, ce l'ho un par d'amici che sanno magnà e mi dicevano tipo tamburrini, lascia perdere, cioè... Era buono, ci sono stata la settimana scorsa, niente di che, quindi diciamo che da tutte le vostre segnalazioni, mo non fate che, ah però t'avevo segnalato quello, non ci sei andato, ci sei a motivo. Ne ho selezionati tre che dovrebbero essere i più interessanti e soprattutto, altra cosa importante, perché comunque questi video che facciamo devono essere e sono da sempre di utilità.
non solo per chi vive la città, ma per io di Roma che magari mi ritrovo a passare per Taranto e so dove andare, ma soprattutto il turista cosa si vive principalmente di una città quando la va a visitare? Il centro. Quindi questi tre forni che sono selezionati stanno molto vicini tra loro e comunque in posizione centrale. Oberda, andiamo a vedere che dice. Ma stai facendo le inquadrature, quelle fiche, sul mio canale. Sul mio canale, è il mio canale. E dai, ma un po' di non so, di regia. Tieni io. Vieni qua. Tieni. Vai, bevi. Preso un sacco di robetta e tipo il tipo dentro si è spinto tipo una crostata in maniera forte, cioè no, questa la facciamo noi, questa giornalmente, questa è nostra, questa è buona, questa è appena fatta, e vabbè, da una crostata appena fatta. Comunque ho speso 6,90 euro, mio caro Nord, voi sti prezzi ve li scordate proprio. Come non si può cominciare con un bel rustico, che mo questi poi si mangiamo pure bene tanto a Lecce, però la sfoglia non mi sembra male, l'interno forse un po' povero. È buono sicuramente. Mo che andremo a Lecce mangeremo de meglio, ma è buono, è fatto bene, è proprio una bella cosa da mangiare. Ragazzi, mi sono dovuto spostare. Troppi piccioni. La focaccia pugliese. Mo andremo a Bari e avremo modo di assaggiare le focacce baresi del nostro santo signore. Ma intanto anche Taranto ci offre una focaccia pugliese che, come vedete, c'ha un bel pomodorino cotto giusto, una bella cottura ambratura, l'oliva che non è l'oliva del barattolo dell'Eurospin, si usa mettere le olive con, intere, quindi col nocciolo, proprio perché si parla di oliva. State attenti al morso. Infatti, no. Ecco qua, perché sennò vi spaccate il dente quando la prendete. E che te odi? La focaccia si scioglie in bocca. Questa è una focaccia che tipo trovarla così a Roma è da 9. Poi magari mo qua io do, io darei 8 perché molto probabilmente stanno focacce migliori, ma è ottimo. Cioè non c'è proprio niente da dire. Oh regà, ve lo giuro, due morsi e si scioglie in bocca. E quando tu fai in tempo a masticarla che già sta giù per l'esofago, è poesia. Ho trovato una pasta sfoglia, quindi come non assaggiare pure un po' di pasta sfoglia, e ho preso questa qua ripiena con le verdure, quindi peperoni, zucchine, guarda che bella, melanzane, c'è sta pure la cipolla, ci deve sta. Guardate la cottura, guardate com'è bella ambrata, tia, cottura perfetta. Se qua la sfoglia ci accompagna, le verdure sono fresche, cucinate da loro, dai, è evidente, no? Guardate. Ah, cioè, ma quando ti mangi una cosa del genere, ti ricrei, no? Quando per tutta sta roba, più la crostata, hai speso 6,90 euro, come mi dici come fai, come ti può venire in mente di andare a schimicare col crispy mac bacon a 5,40 euro? 5,40 euro? Due mozzichi dei panini? 6,90 euro, cioè, regà, questa schimichi di più. Paradisiaco.
La massaggia la crosta? No, vabbè. I vegetariani godono qua. Questa lui l'ha chiamata Marena? Se questa è una marmellata comprata, è una marmellata di lusso, è buonissima. Non è dolciona, non so quelle del supermercato di bassa qualità che te stai a mangiare un panetto di zucchero. La crostata è il mio gusto personale, io la preferisco con la frolla croccante, duretta. Invece questa è una frolla morbida, quindi non è nelle mie corde, ma la crostata è buona. Oberdan, 9, Taranto, cominciamo benissimo. Cioè, lo senti come sono cicciotte le verdure dentro? Cioè, sono proprio cicciotte le verdure, capito? Una buona consistenza, ma è tipo una crema. Perché fuori è croccante, dentro c'è questa verdura. Come avete visto, le verdure, l'oliva, i pomodorini. Cioè, gli ingredienti buoni, usare gli ingredienti buoni. Se già tu usi gli ingredienti buoni, stai in vantaggio rispetto a tutti quelli che usano ingredienti scadenti. In più, poi, sai fare roba, ecco lì che è nuovo assicurato. Di che stiamo a parlare? Panificio Mazzini, via Giuseppe Mazzini 44. La cosa figa di sto posto è che sto a vedere qua sul marciapiede c'è sta un sacco di gente che si sta a mangiare roba in piedi del panificio. Quindi si presuppone che ci fanno le pause pranzo qua e che è roba buona. Andiamo a vedere. Dai, ecco qua. Ah, proprietario della Vespa ci dà assistenza. €6 e al prezzo di un crispy Mac bacon prendiamo focaccia con pomodori, carciofini e funghi. Guardate che pelle, guardate che colore, dai. Ah, il carciofino del barattolo non lo amo, eh. Applauso al pomodoro, molto meno per il carciofino. Guarda che impasto. Bello. Me ne si leva la parola. Nonostante c'è il carciofino arrosto del barattolo e il fungo del barattolo e tutto il barattolo, che magia che fanno. Vabbè, ma per forza c'è sto carciofino qua, €6, e comunque bam, guarda quanto è gonfia dei condimenti. Quale deve essere il mio commento? L'impasto è buono, la cottura è buona, l'abbondanza di ingredienti c'è, la qualità un po' meno, ma è una magia sta focaccia. €6 con la mortadella mi sa, regà. Sì, yeah. Un po' poca, ce ne avrei messa di più, eh. Il fritto è freddo. Regà, solitamente ti fanno espressi, questi invece ce l'avevano tutti là, quindi non l'hanno fatti sul momento, stavano già lì tutti già fritti, ma ha preso e mi ha dato un fatto è freddo. E da freddo io vi farei sentire questo impasto, si scioglie in bocca, è buonissimo. Pure un po' di rustici, €6. Tutti diversi. Noci e olive. La cottura di questo rustico, trovi sempre tutto crudo, è perfetta. Questo dovrebbe essere col salame piccante.
Questo qui è una sorta di pasticciotto, gli ho dato un altro nome che hanno loro, perché non ha la forma del pasticciotto, però è sempre crema con l'amarena. Eccolo qui. Questo è al mercato centrale di Milano, dove fanno pagare 3,50 euro, qua a 6 euro abbiamo preso questo, più il panzerotto, più la focaccia, più i rustici. La frolla è un po' troppo morbida, però la marmellata dentro è buona. Diciamo, non è una cosa che io comprerei, ma per mio gusto personale, ma difetti non ne ha. 6 euro. Focaccia che ti si rigirano gli occhi. Panzerotto buono. Rustici che ti si rigirano gli occhi veramente. I rustici più buoni che io abbia mai mangiato in tutta la mia vita. Panzerotto e dolci buoni. Quanto gli do a quello di prima? 9? 9. 9 pure a questo. Che io dico? Stiamo a fare 9 meno, 9 meno meno super piano, 9. 6 euro. Perché hai capito, raga, io sto pure a confrontare il prezzo. 6 euro. Terzo e ultimo panificio. Quanto sarebbe figo inanellare il Tris de 9? Panificio La Terza, via Principe Amedeo 183. Sempre a 5 minuti a piedi di distanza dall'altro, eh. Abbiamo disegnato proprio un triangolo, raga. Non ve potete sbagliare. No, vedete che dice. 8,45 euro. Mo, raga, lo scontrino forse sta qua sotto, ma non mi va di smucina troppo, perché siamo in condizioni precarie. Questo fa prevalentemente focacce di tutti i tipi e pane, che però io non prendo. C'aveva pure dei pasticciotti rustici, ma poca roba, e a vederli. Però guarda che focacce. Posso dire, visivamente è la più bella. A impasto preferivo le altre due. E il pomodoro è rimasto un po' acido. Questa ammazza è molto alta, è molto panosa, quasi. Con i pomodori. Però questo è pane, questa non è focaccia. Siamo d'accordo? Questo è pane. Pane e pomodoro. Nell'acquisto sono stato tratto in inganno, perché pensavo fosse una focaccia, e invece adesso vederla in mano mia è proprio un pane, ma che non ha senso, però non sa neanche di niente, perché in bocca sa di pane ed è anche quindi poco condita. No, questa cosa non mi piace. Vediamo di risollevarci un attimino su con questa qua, che è tipica di Taranto, che è la focaccia con la cipolla e le olive. Infatti, vedete, questa è proprio tarantina. Ecco qua il ripieno, che è un battuto di olive con la cipolla. La cottura è perfetta, ma come le altre, cioè l'altra roba era cotta perfetta, nulla da dire. Qua c'è un ripieno di olive e cipolla. È buono a prescindere, lo puoi mettere sopra ovunque, è buono. L'impasto non mi fa impazzire. Tanto, ti posso dire, ero fiducioso, ero proprio, ero su di giri, su sti forni. Pensavo di inanellare il Tris de 9. Invece vi posso dire che questo è il forno meno buono dei tre. Nessuna delle cose che ho mangiato di questo forno, né la focaccia, che peraltro poi alla vista sembrava bellissima, né quel pane condito, né questa che è tipica tarantina, ha un'identità propria, un gusto particolare. Sono tutte insipide. Secondo me è un forno da 6,5. Appunto, l'ho trovata senza personalità, ecco. No. E gli impasti?
Non li trovo un granché. Quindi per me questo forno è 6,5. Regà, visto che questo è il primo video che esce, tutti i video mo della Puglia che usciranno sono già stati registrati. E io in Puglia... Ah, stai in Puglia, Franchi, grande, beccamosi! Oggi è giovedì 4 maggio. Questo video uscirà a giugno. Ma oggi è 4 maggio. Io in questo momento che voi state vedendo il video, regà, oggi io non sto in Puglia, non sto a Taranto. Quindi non mi invitate a cena o a bere una cosa perché non ci sono. Madonna mia, cioè mi sembra assurdo fare questa precisazione, ma leggo nei video, nei commenti dei video il mese dopo. Oh, grande, sta a Pisa, allora stasera dove te trovo? Sì, a Pisa, a Napoli, c'è stavo il mese scorso. Ma vi pare che uno quando registra un video, il video esce lo stesso giorno che ha registrato? Cioè, secondo voi editing, montaggio, caricamento su YouTube, copertina, grafica, se fa con mezz'ora, cioè io registro il video col cellulare o lo metto su YouTube, ma come state? Quindi io non sto in Puglia, i video che usciranno già sono stati registrati questi giorni, non mi fate neanche quindi segnalazioni del tipo ah stai a Taranto allora vai là, non sto a Taranto.